Non a caso abbiamo messo TikTok, perché il cabaret va forte sui social, ma anche su TikTok, oltre che su Instagram, certo. Sui nostri, tutti i nostri social RDS. E quindi, via! Guardi, ma quale cabaret? Chiamami che ti faccio scialà, guardi! Guardi, mi chiami, guardi! Vabbè, per adesso diciamo siamo io e la Ranfranchi, poi vediamo di chiamarti. Allora, 5 battute fulminanti, le prime 4 proprio pim pum palle giù. Sulla quinta dobbiamo essere dei grandissimi attori, te lo dico, perché sono scenette tratte dal web, c'è anche un po' di Uccio De Santis, un po' di cabaret storico, insomma, va bene? Sì, siamo pronti? Credo di sì, non allora, credo di potermi sottrarre. Due amici si incontrano dopo un po' di tempo. Ciao, hai cambiato lavoro? Sì, adesso mi occupo di ascensori. Ah, e come ti trovi? Ma alti e bassi. Pronto? Sì, sì, ho fatto. Ah, niente, okay. Perché mi fa ridere Ranfranchi, è un problema, ragazzi. No, non è vero, non è vero. Altri due amici che si raccontano la sera prima cosa è successo. Carlo, sono proprio uno stupido. Perché? Stanotte ho passato un'ora a cercare il cellulare con la torcia del telefono. Vabbè, ma stai messo male. Senti, ma alla fine l'hai trovato? Pronto? Non fare pronto, mi indispettisci. È perché non sento, perché preso dalle risate del pubblico che apprezza. 388-22, 388-22, ditemi se ridete con noi. Ma sì, anche qui se siamo due innamorati. No, non adesso. Ah. Due innamorati sul divano. Sì. E io. Amore. Dimmi. No, dicevo al cane. Cioè, ma che sta questa qui se ti avessi qua vicino, guarda. Non ti succede mai in famiglia? Così. No, non ho vabbè, cani. Perché ha il coniglio, certo. Quello, ma... Va bene, dai. Due amici che si rincontrano, uno è un po' dolorante. Ma che è successo? Ma lascia stare, guarda. Un cane mi ha morso una gamba. Accidenti, e ci hai messo sopra qualcosa? No, gli è piaciuta così. Mamma, l'impressione, adesso che ho chiara l'immagine mi fa impressione. Vabbè, adesso ti devi pure impressionare. Mi fa ridere a caldo e poi... Ti fa ridere, poi a caldo e poi a caldo. Vabbè. Allora, dal dottore, per finire, dal dottore. Questa, fermatevi con la macchina, questa vi scompisciate, ve lo dico, Madonna, è pazzesca. Fermatevi con la macchina, sono in mezzo allora, al tram. Arriva uno tutto agitato. Buongiorno. Allora. Si segga e mi racconti tutto. Dottore, guardi, sono sudatissimo. Guardi, non ce la faccio più. Sono due settimane che appena mi addormento faccio sempre lo stesso sogno. Sempre lo stesso sogno, è un incubo. Allora, va bene, mi dica, mi racconti. Allora, c'è un corridoio, lungo, dritto. Alla fine c'è una porta con una targa. Io la spingo, ma non si apre, dottore. Io la spingo, continuo a spingere, dottore. La spingo, ma non si apre. E poi cosa fa? Niente, continuo a spingere, dottore. Sudo tantissimo perché spingo. Cioè, capisce l'ansia che mi viene? Spingo, ma non si apre, sto male. Allora, dunque, ricapitoliamo. Sì, mi dica. C'è una porta con una targa. Sì, sì. Ma sulla targa c'è scritto qualcosa? Sì, dottore, sì. Ok, cosa c'è scritto? Tirare. No, che ci abbiamo messo un quarto d'ora, pensavo arrivasse un finale di quelli che mi avrebbero buttato al soffitto, sono rimasta qua. Perché bisognava creare il climax. Ecco quello. Il pathos. Ci siamo fermati un attimo prima. A posto così. Ma l'ha capita, tirare. No, cioè, no, tirare, quindi lui spingeva, io tirare. C'è terra bruciata, coes e fraquintale. Pull. Ma mica è giusto però. Allora è successo che dopo che io mi sono sforzato tutta la mattina, pure in metropolitana, mentre andavo in giro a cercare in giro per il web queste battute, arrivano adesso da voi ascoltatori, arrivano delle barzellette non richieste. E lei su una mi è... No ragazzi, ce n'è una che mi ha fatto schiattare da ridere, cioè, è questa qua, abbiamo un messaggio vocale, eh. Cioè su questa hai riso. Ma sentite. Ciao ragazzi, sono Francesco da Milano, ce l'ho una barzelletta carina. Un signore vecchietto va dal dottore e gli dice: dottore, io ho un problema. Sì. Mi dica, io alle 9 tutte le mattine faccio la cacca. E il dottore, bene. Sì, ma io mi sveglio alle 10. Ma non è stupenda? Cioè, ma come i bambini che ridono belle cose sulla cacca. A parte tenerezza infinita per il signore protagonista, ma proprio è... Ma l'immagine non vi fa ridere, ragazzi? Ma sono di io lui che se la fa addosso nel letto. Vabbè, se la è quella vedi così, l'immagine. È un po' sì. Però. Che immagine è? No, lasciamo stare. Tra poco giochiamo a Vai col Riff. 38822 38822. Tu sei andato in puzza. Posso? Perché io non ho riso le tue. Sono andato in puzza dopo questa. Oddio, scusa. Dopo questa è sicuro. Come nel letto del signore. Del signore con la S minuscola.